neanche Obama ha tanti microfoni. Questo è il mio di Striscia la Notizia. Questo invece è di Re-Evolution, c'è tutto un gioco di parole studiato. Quindi adesso Re-Evolution non mi sente più, mi sentono a Striscia. Adesso non mi sentono più a Striscia. Se faccio così mi sentono tutti, ciao. The last but not least, quindi l'ultimo ma non l'ultimo sicuramente per importanza, Francesco Marcheggiani, Luna Bomber della formazione Amaranto Celeste, che dopo la seduta di allenamento del sabato si accinge ad affrontare il Cinzia di Genzano, in quel di Genzano, una trasferta che sulla carta non è proibitiva, ma come tutte le trasferte non proibitive nasconde le sue insidie, le proprie insidie. Sì, è una partita da non sottovalutare perché, come si dice, la palla è rotonda, no? Non si sa mai come può succedere, può andare l'andamento della gara. Mi auguro di affrontarla, ci auguriamo di affrontarla nel migliore dei modi, già dall'inizio, dai primi minuti iniziali, come abbiamo fatto con la Strea domenica scorsa. Quindi un abbrivio con la Strea decisamente importante e poi una cinquina rifilata proprio alla formazione ministeriale. E questa volta andrà ad affrontare il Cinzia, proprio nella una formazione castellana romana, e una formazione che prende molti gol, quindi giustamente potrebbe essere un po' pane per i tuoi denti. Dall'alto delle tue 16 marcature, ricordiamo che sei il vice capocannoniere dell'intero girone G della Serie D, e affiancando Cruz, se non vado errato, dell'Alba Longa, e sovrastando solamente da Palumbo del Grosseto. Quindi sicuramente cercherai di trovare tutte le misure giuste per affrontare la difesa avversaria e cercare di bucarla per avvicinare o sorpassare addirittura la Viterbese, impegnata in un incontro del match clou della giornata contro il Grosseto. Sì, mi auguro di far gol, importante per, questa volta è d'obbligo per i colori amaranto celesti, perché siamo lì in alto e speriamo di rimanerci il più possibile. Sappiamo che il campo, il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni, quindi è più una partita, come si dice, pane e salame, e ce la metteremo tutta. Pane e salame è bellissima come definizione, quindi molto molto artigianale, come, e poco di fioretto, molto di spada si giocherà. Sì, ce la metteremo tutta per provare a portare via punti da Genzano. Non sarà facile, come gli ho detto, però mi auguro che sia così, insomma. Ecco Francesco, la tua carriera è costellata anche da militanza nella serie maggiore, nella serie C, quindi la serie superiore rispetto a quella nella quale attualmente militi. Hai giocato con la Reggiana per un anno. E che esperienza è stata quella reggiana? Sicuramente è stata un'esperienza positiva. Ci siamo salvati alla fine, però è stata per me positiva. Non ero mai stato in un campionato di C1. Di C1. Quindi anche un campionato difficile da affrontare. Affrontare, sì. Ecco, poi sei tornato alla Giada Maccarese per poi tornare nella tua terra d'origine, in Rieti Calcio, che tanta soddisfazione ti sta dando. Ti aspettavi questo inizio di stagione così marcato da gol? Ah, io sono venuto qui per far bene, sapevo che era una piazza importante, non ho detto subito di sì appena mi è stato proposta l'idea di venire a giocare nella tua terra d'origine. Sì. Ecco, una domanda proprio simpatica questa volta, ma tu ti chiami Marcheggiani con 2G, ma non è che hai scelto di raddoppiare la consonante per distinguerti dal portiere della Lazio, Marcheggiani? Non lo dovete chiedere a me questo, io sono nato con 2G e... E con 2G rimani. 2G rimango, insomma. E così rimani sempre il bomber che tutti si aspettano per questa Rieti, che speriamo riesca a portare in porto questa vittoria decisiva con il Cinzia a Genzano. Ricordiamo l'appuntamento domenicale di domani. Sì, contro il Cinzia a Genzano, come hai detto tu. Ore 14:30. Per chi volesse fare questo breve viaggio alla volta dei castelli romani, tra Porchetta Vino e gol, venite in tanti, insomma. Non credo mancheranno comunque. Sì, sicuramente. Quindi ringraziamo Francesco Marcheggiani per la sua gentile presenza per i microfoni di Revolution e linea agli studi centrali. Ciao Francesco. Ringrazio a voi, ciao a tutti. Ciao.